A volte mi guardo allo specchio e mi ritrovo come quando sei stato scaricato e pensi che non riuscirai mai più a trovarne una uguale. Una come lei. Insomma, una perfetta. Poi magari ne trovi un'altra e non ci pensi più, ma per ora spero soltanto che questa attesa finisca. Anna Milici è reduce dal red carpet del Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Che cosa siete andati a fare? Siamo andati a presentare Il Dono, il documentario che tratta la donazione di midollo osseo e quello che succede quando un paziente entra in zona trapianto, quello che succede in un paziente che va a donare il midollo osseo e quello che succede al volontario che trasporta questo midollo osseo da una parte all'altra del mondo in pochissime ore. Un docufilm quindi che evidenzia, racconta l'opera dei volontari rispetto a questa importante patologia e a questa preziosa terapia. Sì, abbiamo voluto raccontare tutto quello che succede intorno alla zona trapianto, quella che viene chiamata zona trapianto, perché non c'è soltanto il lavoro dei medici, degli infermieri, dell'equipe, ma c'è anche un lavoro fatto con il cuore da dei volontari e c'è il grandissimo cuore di chi dona il proprio midollo a una persona che non conosce e che non conoscerà mai. Questo docufilm è stato anche premiato, avete ricevuto un riconoscimento importante. Sì, abbiamo ricevuto lo Starlight Award 2019 e grazie al regista Dario Cocella che ha realizzato questo bellissimo cortometraggio e verrà proiettato da ottobre nelle scuole superiori e con la speranza di reclutare quanti più donatori possibile e sensibilizzare quanti più giovani possibili riguardo questa tematica molto molto importante. Dietro questo docufilm c'è anche una testimonianza importante, un testimonial prezioso. Paolo Bonolis, sì, Paolo ha partecipato al nostro calendario che verrà presentato ad ottobre, ma ha deciso di accompagnarci anche in questa esperienza bellissima e molto importante per noi. Ha abbracciato la nostra causa. Com'è sfilare sul red carpet? È un'esperienza pazzesca, molto molto emozionante, o insomma il carico emotivo che portavamo noi non era da poco, siamo veramente contenti e veramente orgogliosi.